Vedo ancora qualche persona in sala Vedo. d'attesa, quindi aspetto ancora qualche secondo. Nell'attesa che tutti i microfoni si attivino e tutti riescano a vederci e a collegarsi. Perfetto, vi vedo entrare. Mano a mano spegnete pure, diciamo, la vostra webcam e il microfono. Bene, direi che possiamo iniziare. Dicevo, buonasera a tutti, benvenuti a questo evento TIP di Mare FVG. È un evento, diciamo, che segue un calendario di presentazione di aziende, soci e affiliati di Mare FVG, e ha l'obiettivo di presentare e affrontare di volta in volta delle tematiche, delle tecnologie raccontate dagli occhi di soggetti, aziende, start-up che lavorano quotidianamente e fondano il proprio business su queste tecnologie. Oggi parliamo di robotica e sensoristica marina al servizio dell'industria. Prima di entrare nel vivo del pomeriggio insieme, di questa ora insieme, vi ricordo che questo evento è organizzato insieme, quindi in collaborazione all'Ordine degli Architetti delle province di Trieste e di Gorizia. Pertanto, per tutti coloro che appartengono a uno di questi ordini e sono interessati al riconoscimento dei crediti, ricordo che sarà chiesto, diciamo, in modo casuale durante la realizzazione dell'evento, di attivare la vostra webcam in modo che si possa verificare la vostra presenza. L'evento è organizzato con la presentazione di tre soggetti, ciascuno farà una presentazione di se stesso, dei propri prodotti, della durata di circa un quarto d'ora, e terremo tutte le domande alla fine. Però vi prego, mano a mano che, come dire, vi vengono in mente, comunque sia di iniziare a scriverle nella chat in modo che possiamo prenderne nota e i relatori possono comunque già leggerle. Vi introduco le tre aziende. Partiremo con Elements Works, fondata nel 2014, sarà presentata da Michele Grassi. E seguirà MDM Team, presentata da Vinicio Calabro, spin-off dell'Università di Firenze, fondata nel 2012. E chiuderemo invece con una realtà, Nova Cavi, presentata da Decio Gasparetto, con una esperienza sicuramente più ampia delle prime due, che chiuderà, diciamo, la giornata di oggi. Vedo che siamo sostanzialmente, credo siano entrati ormai tutti, io non vedo più nessuno in lista d'attesa, quindi inviterei il nostro primo relatore intanto a condividere il proprio schermo e ad attivare la sua webcam. E, ricordo comunque a tutti i partecipanti che nel caso in cui ci fossero rimanessero i microfoni accesi, provvederemo noi a spegnerli per evitare un po' di rumore di fondo. E per qualsiasi, come dire, altro dubbio o altre domande, possiamo tranquillamente usare la chat. Michele, vedo che hai perfetto condiviso il tuo schermo, che vediamo, quindi ti confermo che è pronto. Perfetto, prego. Mi sentite anche? Sì, e ti vediamo anche adesso. Perfetto. Ottimo. Allora, buonasera, grazie dell'invito per questo evento. Vi parlerò, come è stato accennato, di sensoristica marina, nello specifico delle nostre boe, che vediamo, ok. Sono boe marine, non sono marine, insomma, acquatiche, sensorizzate. Prima una piccola premessa sul problema che andiamo a risolvere, come dire, il problema dell'acquisizione di dati da siti remoti in corpi acquei. Questa è un'attività, diciamo, trasversale nella blue economy e nella blue growth, che riguarda sia attività industriali che ricreative di molteplici forme. E ci sono diverse sfide in questo tipo di attività legate al costo e alla praticità degli strumenti che esistono per svolgere questo tipo di attività. Nel nostro caso abbiamo cercato di aggredire, diciamo, il problema con una reingegnerizzazione della tecnologia e le nostre boe cercano di essere più economiche, più semplici da utilizzare.
e affrontano uno dei temi principali che si hanno quando si va a installare qualcosa in mare, e cioè il biofouling, cioè il fatto che se metto dei sensori in mare per un tempo esteso, questi tendono a coprirsi di fouling e a avere un degrado delle loro prestazioni. E vediamo se riesco a cambiare slide. Ok. Quali sono i mercati per questo tipo di applicazione? Sono appunto moltissimi. In questa riunione il tema è soprattutto sulle applicazioni, diciamo, industriali della sensoristica e della robotica marina, e quindi, come vedete in questa slide, si può parlare per esempio di acquacoltura, molluschicoltura, ma anche di installazione, purificazione e porti e marine e anche zone di pesca. Tutti questi settori hanno, chi più chi meno, la necessità di raccogliere dati dall'ambiente marino. Ambienti che sono tipicamente remoti, non facilmente accessibili. Chiunque va per mare sa che arrivare sul sito e poi tornare indietro in modo sicuro è qualcosa che in molte situazioni può essere complesso e costoso. E quindi la sensoristica remota, unattended, come dire, non, senza la presenza dell'operatore, è la soluzione a questo tipo di limitazioni. Però, giusto brevemente, ci sono anche altri settori in cui questo tipo di sensoristica può essere applicata. Per esempio in siti come parchi marini o zone protette, remote, in cui o non si può o non si vuole dare accesso a operatori per tutelare l'ambiente. Anche in questo caso la sensoristica remota può essere la soluzione al problema. E poi ci sono le attività ricreative, sia gli sport acquatici marini, dove il monitoraggio del sito, di un campo di regata o di un campo di windsurf o di kitesurf può essere utile per chi pratica lo sport, per sapere se ci sono le condizioni per poter andare a praticare il proprio sport. E anche ovviamente resort, alberghi, isole, atolli, dove di nuovo può essere interessante per l'operatore pubblicizzare verso la propria clientela le condizioni ambientali, la purezza dell'acqua, la qualità dell'acqua, la quantità di onde, la temperatura dell'acqua, tutte informazioni che il cliente può essere interessato a ricevere in remoto. Quindi questi sono, diciamo, vari ambiti, vari contesti in cui la sensoristica remota unattended, appunto senza bisogno di un operatore esperto in prossimità, ha una sua applicazione. Le nostre boe, che abbiamo chiamato NetH2O, unendo, se vogliamo, in un gioco di parole, net da comunicazione, da rete, e H2O da acqua, incorporano un certo numero di soluzioni tecnologiche innovative, alcune brevettate o in fase di brevettazione, per affrontare i problemi di cui vi parlavo prima. Primo di tutti il problema del biofouling, sul quale abbiamo un brevetto in fase di rilascio, perché questo, soprattutto nell'ambito industriale, è un problema estremamente sentito. Nel campo dell'agricoltura, dell'acquacoltura, scusate, un operatore difficilmente andrà a mettere in acqua un'altra cosa da pulire, un'altra cosa da tenere pulita, perché ha già molto da fare per il resto della sua attività. E quindi una soluzione che invece è molto meno influenzata da questo tipo di problemi può diventare interessante. Un altro aspetto che è interessante in molti contesti, soprattutto industriali, è il fatto che può essere necessario raccogliere le informazioni non solo in superficie, ma magari a diverse quote di profondità. E anche questo, per questo esistono soluzioni, ma sono tipicamente molto dispendiose e complesse. Per esempio, si tratta di calare con degli argani i sensori a varie quote nella colonna d'acqua. E appunto anche su questo abbiamo una soluzione che tende a essere molto più semplice di quelle tradizionali. Poi, diciamo, un'altra piccola innovazione che aggiungiamo nella nostra piattaforma è il fatto che le nostre boe sono degli ibridi, possono anche diventare dei droni con una piccola modifica. Droni, quando dico drone, intendo un robot acquatico che è in grado di spostarsi in autonomia, magari intorno a un punto di ormeggio o a varie quote di profondità, per andare a ispezionare o a verificare non solo un punto, ma un'area in cui opera.
Poi abbiamo acquisito un brevetto da un progetto europeo su un sistema di analisi della qualità dell'acqua, che è molto promettente. Questa è una fase leggermente meno matura a livello tecnologico, lo stiamo sviluppando in questo momento e quindi sarà pronto comunque a breve. E poi, e questo non guasta, le nostre boe costano molto meno delle soluzioni tradizionali. E per questo riteniamo che il mercato accessibile con questo tipo di soluzioni sia molto più ampio rispetto a soluzioni tradizionali che magari costano decine di migliaia di euro. Nel nostro caso le boe più semplici possono costare poche migliaia di euro. Quindi si entra in un ambito molto diverso a livello applicativo e di possibili utilizzatori. Proprio perché costano poco, sono semplici e operano in modo autonomo, queste boe possono essere dispiegate in array, in gruppi di boe, ormeggiate o in alcune applicazioni ovviamente particolari da selezionare con cura, anche in modalità drifter, cioè le boe non sono ormeggiate, seguono le correnti, hanno un sistema di posizionamento e di trasmissione dati remoto e quindi permettono di coprire ampie aree di mare senza il bisogno di essere seguite. Ci sono anche su questo altre soluzioni, non siamo gli unici ovviamente. E uno degli aspetti fondamentali è che la boa deve essere piccola, poco impattante, perché essendo una boa che deriva nel mare non deve costituire un rischio per la navigazione. E quindi ovviamente l'applicazione, ripeto, in questi casi è più specifica e richiede particolare attenzione. Per fare un esempio concreto di un'applicazione, volevo parlare brevemente di un progetto che stiamo portando a termine nel Golfo di Trieste, per un progetto europeo trasfrontaliero Italia-Slovenia, Fish Agrotech. In questo caso le boe sono un array di quattro boe che raccolgono, ho elencato i dati che vengono raccolti, clorofilla, salinità, ossigeno disciolto, temperatura, e stimano la velocità della corrente. Chi è del settore riconoscerà in questi valori i valori tipici che sono interessanti per un impianto di acquacoltura o di molluschicoltura, e l'obiettivo di questo array di boe non è di andarsi a sostituire ad altri tipi di analisi che già esistono e sono fatti ovviamente in modo assolutamente ottimale, ma per cercare di fare qualcosa di diverso, di nuovo, e cioè integrare i dati provenienti da questo boe in un sistema di machine learning. Ora, diciamo, è purtroppo molto di moda parlarne, l'intelligenza artificiale si presta anche ad applicazioni molto dirette, con un impatto molto diretto sulla operatività di attività economiche più tradizionali. In questo caso l'obiettivo è riuscire a prevedere con un sistema appunto di machine learning un fattore di rischio su eventi potenzialmente nocivi per l'attività economica. Per esempio i bloom algali, che quando avvengono impattano ovviamente sulla qualità del prodotto o possono addirittura in casi estremi portare alla necessità di rimuovere l'intero raccolto in corso. Quindi la possibilità di avere una stima che non potrà mai essere certa al 100%, ma che può dare un valore di rischio agli operatori, è considerato di interesse, di notevole interesse in questo ambito, e è riproducibile ovviamente come soluzione al di là del Golfo di Trieste anche in molti altri contesti simili. Noi raccogliamo questi dati perché siamo in mare, ma per esempio lo stesso tipo di boa può tranquillamente essere equipaggiate per raccogliere dati sulla fico eritrina, la fico cianina, a seconda di nuovo dell'applicazione che si vuole fare. Quindi il messaggio è che in molte applicazioni economiche gli operatori potrebbero essere interessati a questo tipo di segnali. Il prezzo e la semplicità di utilizzo di queste boe, secondo noi, sorprenderà chi avrà voglia di contattarci e magari avrà voglia di sperimentare le nostre soluzioni. Vabbè, ci saranno le domande alla fine, io qui metto i contatti per chiunque può essere interessato. Grazie Michele, grazie mille per la tua presentazione, e rinnovo l'invito da parte, diciamo, di tutti a inserire le domande nella chat. A questo punto direi che possiamo
invitare Vincenzo Calabrò per presentarci MDM Team, in questo caso. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Uno spin-off dell'Università di Firenze e in particolare ci parlerà della divisione di robotica sottomarina. Prego Vincenzo. Sì, condivido lo schermo. Schermo, sì. Ok. Cercherò perfetto, di adesso vediamo lo schermo. Attivare anche l'audio, così. Perfetto, dovrebbe funzionare così. Allora. Buonasera okay. A tutti, mi chiamo Vincenzo Calabrò, sono il CTO di MDM Team, un'azienda nata nel 2012 come spin-off ufficiale dell'Università di Firenze, oggi diciamo una realtà che opera nel settore della robotica marina, diciamo ad ampio spettro, nel senso noi sviluppiamo tantissimi sistemi anche di natura diversa, che operano sia in superficie sia in profondità del mare. Oggi vi presenterò una carrellata, diciamo, di alcuni dei nostri prodotti, qualche idea su quello che stiamo sviluppando, senza entrare troppo nel dettaglio, e infine vi vorrò fare vedere un paio di video per farvi capire in realtà lo stato di maturità che abbiamo nei nostri veicoli. Allora, questo diciamo è l'indice della mia presentazione, quindi una breve introduzione sull'azienda, chi sono io, quindi la mia storia per far capire un po' da dove veniamo, una carrellata, come dicevo, dei nostri prodotti, partendo dal veicolo nostro sottomarino che si chiama Zeno, che è quello che vedete qui nella slide, una boa, diciamo differente rispetto al mio precedente collega di Element Works, una boa che serve per il monitoraggio di ambienti pericolosi, quindi fa parte di un progetto europeo di robotica d'emergenza, più una sezione dedicata rispetto a una cosa che noi crediamo sia fondamentale, che sono le interfacce umane, nel senso come noi operiamo i nostri strumenti, perché tante volte diciamo abbiamo una tecnologia estremamente densa, al tempo stesso vogliamo mantenere una facilità di utilizzo altissima, in modo da diciamo permettere a persone con diversi tipi di background di operare veicoli senza particolari difficoltà. Alla fine concluderò con dei video in cui faccio appunto vedere alcune diciamo delle feature del nostro prodotto, in particolare la manovrabilità e la pianificazione di missioni autonome. Iniziamo parlando di MDM Team. MDM Team è, come abbiamo detto, uno spin-off dell'Università di Firenze, del Dipartimento di Ingegneria Industriale. Al suo interno, raccoglie una serie di competenze che vanno dall'ingegneria meccanica al design di veicoli e sistemi complessi, fino a tutta una parte di meccatronica, sensor fusion e sistemi di controllo estivo. Questo diciamo è al momento l'organico principale, poi abbiamo diciamo una serie di collaboratori che in qualche modo operano a fianco a noi e di cui diciamo noi facciamo uso per dare una serie di attività diciamo in outsourcing. Una delle cose interessanti è che tutta la compagnia diciamo è composta da dottori di ricerca. Questo ovviamente perché abbiamo a che fare con una serie di tecnologie particolarmente complesse, ma anche cerchiamo di portare avanti una innovazione spinta sui nostri prodotti. Io in particolare dell'MDM Team ho un percorso diciamo un po' particolare, io sono il penultimo arrivato in azienda ormai. Io vengo diciamo da un'esperienza internazionale nel campo della robotica e della cibernetica, ho lavorato per svariati anni in Norvegia, nelle aziende che probabilmente voi conoscerete lì diciamo riportate a livello di logo. Qui diciamo dentro MDM mi occupo della parte di sviluppo, di innovazione, di tecnologie relativamente diciamo all'area robotica. Cioè abbiamo chi si occupa della parte di integrazione dei sistemi, chi si occupa della parte meccanica, io sono più, diciamo, sulla parte di robotica.
I prodotti nostri, diciamo, possiamo elencarli, non sono tantissimi, però diciamo sono abbastanza particolari e di nicchia. Abbiamo consolidato quello che è stato il risultato di un progetto europeo, che è il nostro Zeno UV, che è in realtà un veicolo ibrido, nel senso che si può operare sia come ROV, quindi un veicolo col cavo. Si può operare come AUV, quindi senza cavo, completamente autonomo. Si può anche operare attraverso quella che qui è riportata come una boa, che il veicolo si trascina nel suo percorso per mantenere una funzionalità che, dal punto di vista dell'operatore, è un AROV. In pratica, però, rimuove quel vincolo spaziale che è proprio introdotto dal cavo ombelicale. Abbiamo sviluppato recentemente un veicolo di superficie per permettere il campionamento di dati in ambienti anche a basse profondità. Infatti, c'è una doppia propulsione, sia sottomarina, diciamo sotto il pelo dell'acqua, ma anche sopra il pelo dell'acqua. Quindi, per permettere, per esempio, di operare in zone particolarmente basse di fondale e con alghe, per esempio, di questa tipologia. Verrà rilasciato alla fine di aprile, diciamo, come prodotto. Stiamo facendo gli ultimi test. Stiamo finendo la prima fase di un progetto europeo di robotica di emergenza che prevede l'utilizzo di diverse tecnologie sia in acqua che a terra. In particolare noi ci occupiamo della parte in acqua, la protezione civile nella fattispecie. Il Dipartimento dell'Università di Firenze, la Protezione Civile, si occupa della parte in aria e a terra. Noi, diciamo, nella prima fase abbiamo sviluppato una stazione di controllo e una boa molto particolare, che diciamo è residente, quindi sta praticamente tutto il tempo in acqua e sopra, diciamo, quelle che possono essere delle zone interessanti dal punto di vista geologico. Alla fine del 2021 dovremmo testare questa, alla fine, scusate, metà 2022 dovremmo testare questa boa nel progetto Esmera nell'isola di Vulcano, dove per l'appunto ci sono delle spiagge particolari dove ci sono le cosiddette gassiere, quindi dei fenomeni geologici importanti che vogliono essere controllati con attenzione. Per dare segnali importanti alla protezione civile e quindi pensare a evacuazioni o comunque alla gestione del rischio. Abbiamo sviluppato una stazione di controllo che oggi diciamo, diamo insieme al nostro Zeno da campo, quindi per operare diciamo, i veicoli anche in acqua, nel senso su delle imbarcazioni, quando ci sono i laboratori, collegare eventualmente al laboratorio. Oppure utilizzare, diciamo, anche su una barca di appoggio per controllare e monitorare in tempo reale i nostri sistemi. In più stiamo sviluppando diverse nuove tecnologie per quanto riguarda sistemi di drifting, di drifter, scusate, anch'essi, diciamo, permanenti in acqua, quindi delle tecniche innovative per quanto riguarda la propulsione. È anche un veicolo low cost, ancora più low cost di Zeno, per cercare di entrare su un mercato molto particolare di nicchia, dove si cercherà il più possibile di sfruttare swarm, quindi cooperazione di tanti veicoli, piuttosto che veicoli singoli multidotati. La nostra visione è molto semplice, cioè noi sviluppiamo della tecnologia particolarmente complessa, molto molto efficace per quanto riguarda l'esplorazione e il monitoraggio di zone sottomarine e anche di superficie. Quello che però vogliamo non abbandonare è la facilità di utilizzo. Cioè noi crediamo che sia fondamentale che i nostri strumenti possano essere adoperati in maniera semplice attraverso interfacce che siano quanto più possibile effettive ed efficaci. Per questo, diciamo, abbiamo una serie di direi blocchi importanti che compongono il nostro roadmap tecnologico. In particolare abbiamo sicuramente un'importante fase in cui continueremo a sviluppare nuovi design anche di veicoli autonomi, perché crediamo nell'autonomia.
Crediamo anche nel monitoraggio persistente di, di grandi zone di, marine, quindi anche lì cercheremo di sviluppare delle nuove tecnologie o di migliorare quelle esistenti. Siamo certi che la fase di cooperazione tra i veicoli avrà un ruolo fondamentale nei prossimi 10 anni, quindi cominceremo da subito a diventare, diciamo, esperti nell'utilizzo sia multiplo ma anche eterogeneo di sistemi unmanned, e infine lo swarm management, quindi cercare di ottenere alla fine un controllo globale in modo tale che gli utenti possano muovere flotte di veicoli e o sistemi di superficie per andare a ottenere risultati nel minor tempo possibile. Questo è il nostro prodotto di punta, si chiama Zeno, come vi ho raccontato prima, diciamo è un veicolo ibrido, qui lo vedete collegato alla sua boa di trasmissione, quindi nella modalità ibrida. Modalità ibrida vuol dire lo possiamo adoperare come una ROV, però volendo possiamo anche come dire, pianificare missioni in autonomia e stare lì a guardare i dati in tempo reale, mentre il veicolo, diciamo, fa la sua, il suo percorso, la sua traiettoria. È un veicolo molto interessante perché ha il pacco batterie sostituibile, che è una delle chicche del nostro veicolo, in particolare questo azzera i tempi morti relativi alla parte di acquisizione dati. Normalmente la maggior parte di questi veicoli, una volta esaurita la loro carica, necessitano di essere aperti o connessi fisicamente a terra e quindi diventano inoperabili. Invece il nostro veicolo può semplicemente estrarre la batteria e inserire una nuova batteria per permettere di rimettere immediatamente il veicolo in acqua e continuare il monitoraggio e l'ispezione. Una cosa interessante è che stiamo prevedendo già nella nuova versione del nostro veicolo, che verrà rilasciata già in questo primo quarto del 2021, stiamo prevedendo anche la possibilità di stoccare i dati di missione e i dati sensoristici nel pacco batterie stesso. Quindi l'idea è quella di buttare il veicolo in acqua, fare la missione, raccogliere dati. Quando dopo 4, 5, 6 ore il veicolo si scarica, riprendere il veicolo, cambiare il pacco batterie, rimettere il veicolo in acqua e nel frattempo, se uno ha voglia, si può rivedere tutta la missione e confrontarsi, diciamo, con i dati presi durante la prima fase. Il veicolo ha 8 thruster, 4 verticali, 4 orizzontali, ed è operato nei 6 gradi di libertà. Questa è un'altra chicca del nostro veicolo. Molti veicoli hanno una forma da siluroide che non permette la rotazione completa, soprattutto sull'asse di roll. Noi invece operiamo il veicolo nei 6 gradi di libertà, quindi di fatto possiamo fare qualunque tipo di traiettoria nello spazio sottomarino. Questo ci permette di essere all'avanguardia per quanto riguarda le ispezioni sia visive sia acustiche. Abbiamo fatto degli esperimenti a Trieste, dove siamo andati a ispezionare uno scafo nel porto di Trieste, sia con le telecamere, sia utilizzando un sonar a taglio laterale, facendo viaggiare il veicolo a 90 gradi di taglio e quindi esponendo tutti i sensori che si trovano, per diciamo questioni classiche geologiche, rivolti verso il basso, rivolgendoli lateralmente, quindi facendo una scansione completa dello scafo. In più, come dicevo, c'è la possibilità di agganciare una boa per estendere quindi la funzionalità ROV, comunque la ricezione di dati in tempo reale, oltre i limiti consentiti dal cavo ombelicale. Quindi qui si ragiona anche su chilometri. Per quanto riguarda le connessioni, abbiamo un sistema particolarmente efficace sviluppato da noi, che permette una comunicazione ridondante su 3 canali. In particolare sfruttiamo una radio UHF per grandi distanze, una Wi-Fi e anche la comunicazione acustica. Questo ci permette di mettere il veicolo in acqua e di essere sempre connesso col veicolo, sia quando si trova in superficie, sia quando si trova sott'acqua. Ovviamente con data rate differenti, con prestazioni differenti. Chi lavora nel campo, diciamo, dell'acustica sa bene quali sono le limitazioni, però al tempo stesso l'utente, come succede, diciamo, per tutti noi quando da casa usciamo per strada e da strada entriamo per casa, la transizione che c'è tra la rete Wi-Fi o la rete 4G, la rete LTE, tutto questo, diciamo, per l'utente è trasparente, e noi abbiamo utilizzato lo stesso tipo di approccio. Cioè l'utente, quando interfaccia
quando ha la nostra interfaccia davanti, non sa esattamente quale delle tre comunicazioni sta utilizzando, ma è il sistema automaticamente a gestire la migliore delle tre sulla base di quello che è disponibile. Infine, diciamo, è un veicolo completamente autonomo. Che significa completamente autonomo? Che possiamo mettere in acqua e possiamo pensare di pianificare le missioni e di fargliele eseguire in completa autonomia. Il veicolo dà un'informazione relativamente alla durata temporale dei singoli task e anche la durata totale della missione. Questo è un disegno, ovviamente, la boa in laboratorio in acqua, del sistema di monitoraggio che abbiamo pensato per l'isola di Vulcano. Diciamo, la chicca importante è che, essendo, diciamo, alle isole Eolie, abbiamo pensato di farla a tema inserendo un sistema di generazione eolico a bordo. E anche questo, diciamo, c'ha un sistema di connessioni multiplo e permette, diciamo, automaticamente le notifiche in tempo reale verso gli operatori che sono connessi al sistema di controllo. Questa, per ultima, come dicevo, è la parte, diciamo, che ci tocca per quanto riguarda gestione. Pronto? Ti sentite? Sì. Mi era comparso un pop-up. Le nostre interfacce quindi mostrano quello che è necessario e sufficiente per operare il veicolo sia in modalità manuale che in modalità automatica. Da parte nostra, diciamo, c'è una possibilità ovviamente di customizzare ancora di più l'interfaccia nel caso in cui si voglia migliorare ancora le performance per particolari operazioni marine, però diciamo la maggior parte delle operazioni marine sono molto molto efficaci con le nostre interfacce. Abbiamo poche modalità: manuale, assistito col joystick o automatico, e una serie di viste e tool per pianificare anche traiettorie complesse. Proprio perché Zenno riesce a operare in tutti e sei gradi di libertà, possiamo fare delle traiettorie particolarmente interessanti, come per esempio orbitare intorno a un oggetto sommerso, quindi percorrendo quello che è un arco di circonferenza, ma guardando costantemente il centro, per esempio. Oppure fare le classiche traiettorie da survey, quindi la griglia rettangolare, quindi una scansione più uniforme dell'area. Conclusioni: vorrei farvi vedere in questi ultimi minuti alcuni video per farvi rendere conto di alcune, diciamo, delle caratteristiche del nostro sistema di controllo. Abbiamo in questo caso, okay. Sì. Sì, in particolare questo è il Hello, we are inside the... la modalità joystick assistita. Nella modalità joystick assistita il veicolo è sempre mantenuto sotto controllo, si mantiene sotto controllo, e i riferimenti che vengono dati dal joystick gli permettono di operare nello spazio senza dover stare a ricordare in qualche modo qual è la profondità operativa oppure qual è la sua posizione. Il veicolo col joystick fermo mantiene la posizione geodetica e mantiene la quota. Tutte le altre, diciamo, manovre che io faccio vedere qui col joystick permettono di traslare nello spazio, mantenendo quindi costante l'heading e traslando lateralmente, per esempio per fare un'ispezione di uno scafo lungo un asse longitudinale. Permettono addirittura, lo porto un po' avanti per farvi vedere perché il tempo non permette, questo per esempio è un'operazione in cui noi cambiamo l'angolo di roll, quindi incliniamo il veicolo per esempio per esporre il side scan sonar e poi facciamo una strisciata. Quindi in quel caso lui deve mantenere sia l'assetto che la profondità definita dall'utente. Vi faccio vedere il momento. Ecco, ora io ho inclinato il veicolo con una leva e lo porto, quindi lo trascino se voglio con l'altra leva, e lui mantiene profondità, quota e tutto quanto. Quando io rilascio il joystick, lui si rimette in quella configurazione, in quella posizione, a quella profondità. Questo, diciamo, per quanto riguarda la parte di
di manovrabilità. L'ultima cosa, velocissima e concludo, la parte di gestione della pianificazione di missione, vi faccio vedere molto rapidamente come funziona. Questa interfaccia di Zeno, la dashboard, che dà le informazioni di massima di navigazione, stato batterie, stato delle comunicazioni, dall'interfaccia diciamo di pianificazione si possono modificare tutte le informazioni per ogni singolo waypoint, si può specificare il punto di vista, la profondità, se lavorare in depth o in altitude e quant'altro. E a quel punto, una volta conclusa la fase di pianificazione, si può fare l'upload della missione con un singolo clic sul veicolo, e a questo punto, selezionando la modalità automatica, quindi la modalità automatica è questa modalità qui, il veicolo comincerà a eseguire uno dopo l'altro tutti i vari task, andando a eseguire la missione preprogrammata, e allo stesso tempo fornendoci accesso, per esempio in questo caso vi faccio vedere, eravamo con la radio BOA, quindi possiamo accedere in tempo reale per esempio alle immagini side scan o delle telecamere, possiamo fare la stima del fondo, possiamo vedere la telemetria del veicolo, possiamo infine, una cosa molto interessante, possiamo vedere ovviamente lo stato dei motori, di tutta, diciamo, lo stato interno del veicolo. Una cosa interessante è che quando dall'interfaccia del side scan troviamo qualcosa di interessante, possiamo automaticamente marcare quel punto, che viene quindi conservato con le sue coordinate geodetiche, e poi possiamo rivedere quello che abbiamo visto e quindi ripianificare per esempio una missione andando a valutare in particolare una feature che abbiamo individuato durante la missione. Io avrei finito, non so se ho il tempo per far vedere due medute che abbiamo visto nel vostro porto di Trieste, solo per farvi vedere un po' anche di biologia, però diciamo su queste note vi concludo. Questa era nel caso l'ispezione visiva che abbiamo fatto del bow thruster di una nave, come vedete, due pesciolini. Questo diciamo era fatto in manuale assistito, quindi vedete l'operatore, tra l'altro non eravamo noi di MDM, ma era un tecnico, insomma, che voleva appunto provare a controllare il veicolo. Abbiamo lasciato in modalità automatica assistita e lui da solo, diciamo, è riuscito a eseguire interamente la fase di ispezione. Quindi io, diciamo, con questa bella medusa ho concluso. Non so se ci sono domande, se no diciamo adesso, ci sono... adesso vediamo. Ci sono, grazie, diciamo, mille Vincenzo. Prego. Per la presentazione, è davvero grazie, completa e molto interessante. Per ora non ci sono ancora domande, intanto in realtà segnalo a Michele Grassi che ha presentato prima che ci sono due domande per lui, quindi dopo torneremo per le risposte, ma non escludo insomma che adesso magari mentre iniziamo con la terza presentazione appariranno nella chat anche delle domande sentendo. Per te. Ok, gli altri mi sentono o è un problema che solo con Vincenzo? Giusto, ti sentiamo? Sì. Yeah. Ok. E ti dicevo, Vincenzo, non so se mi senti adesso, forse no, va bene, torneremo da Vincenzo più tardi quando riuscirà a sentirci. Proseguirei a questo punto con Decio Gasparetto per la presentazione di Nova Cavi, quindi passiamo in questo caso a una realtà con una ventennale esperienza che ci racconterà un po' di casi studio di quanto fa, quanto ha fatto e il suo segmento di mercato, che è al pari molto, molto di nicchia, direi. Arrivo, allora. Perfetto. Secondo che condivido. Sì.
Ci siamo? Sì, per ora vediamo ancora la cartella, non vediamo la presentazione. Ah, non vedo la presentazione, io vedo la presentazione, allora. Adesso vediamo la presentazione, okay. Perfetto. Eccomi qua. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Sono Lucio Pasparetto, sono responsabile tecnico di Novacavi. Novacavi è un'azienda che nasce nel 1975 e della produzione di cavi elettrici. Questo è un piccolo percorso di come è arrivata ai cavi per robotica e sensoristica subacquea. È partita con i cavi elettrici standard, ha subito deviato sui cavi elettrici speciali, quindi con caratteristiche magari di resistenza alla temperatura piuttosto che resistenza al fuoco, e poi ha deviato sui cavi elettrici per impieghi speciali, cioè meno standardizzati, perché comunque anche i cavi elettrici speciali in qualche modo si sono standardizzati nel tempo. E poi a un certo punto, soprattutto partendo dall'industria oil and gas del Mare del Nord, quindi Regno Unito e Norvegia, ha cominciato a progettare, a produrre i cavi per impiego sottomarino, subacqueo. In questi impieghi vedremo tre grosse classi, diciamo, di cavi. Abbiamo i cavi elettrici ibridi, perché quando si parla di impieghi subacquei non basta trasmettere solo la potenza o solo il segnale sui dati, spesso è un cavo unico che deve trasmettere un po' di tutto, quindi c'è l'alimentazione del sensore o nel caso degli ROV, come abbiamo visto prima, l'alimentazione dell'ROV, trasmissione dei segnali, dei dati, in alcuni casi per alcuni sensori anche fluidi, liquidi o gas. E quindi insieme ai conduttori di potenza classici avremo delle coppie testate, tipo le coppie Ethernet, dei conduttori coassiali, come possono essere quelli per la trasmissione del video, o le fibre ottiche, che garantiscono una trasmissione ad alta velocità e ad alte distanze. Cavi elettrici per gli impieghi subacquei sono spesso dei cavi elettrici custom, cioè sono dei vestiti cuciti su misura sull'utente, quindi si progettano insieme all'utilizzatore tenendo conto delle esigenze, cosa devo trasmettere, ma anche di tutti i vincoli, perché quando ho un cavo elettrico sottomarino devo contenere il peso, devo contenere il diametro, devo avere una determinata flessibilità, devo resistere alla pressione se vado molto, molto a fondo. Per gli ROV, per esempio, c'è un vincolo di galleggiamento perché l'ROV faccia meno fatica a trascinare il cavo. Resistenza agli elementi esterni, agenti esterni. Abbiamo visto prima la chiglia di una nave, ovviamente la resistenza all'abrasione è un elemento importante. E nei cavi subacquei, spesso il cavo è un cavo elettromeccanico, perché oltre alla parte elettrica ha una funzione anche di trazione, quindi il cavo spesso è rinforzato o con fibre tessili, fibre aramidiche, per esempio il Kevlar, oppure con fili metallici, spesso di acciaio, che possono costituire un'armatura esterna, perché può essere che il cavo sia costantemente in movimento su un winch, su una puleggia, oppure essere costituiti anche da un elemento portante costituito da una fune interna. Che vantaggio dà il cavo subacqueo nella robotica e nella sensoristica marina? Primo vantaggio, dà dei dati in tempo reale, cioè continua a trasmettere dati e l'utente può continuare a ricevere dati e monitorare tutto. Il video in tempo reale, chiaramente, nel caso della ROV. Considerando che adesso gli ROV spesso richiedono anche video in alta definizione, spesso sono installate anche due telecamere, una davanti e una dietro, piuttosto che una fissa e una mobile, proprio perché le missioni stanno diventando sempre più specializzate.
Ovviamente avendo un cavo posso adeguare la missione alle situazioni, perché se trovo un ostacolo imprevisto, una corrente non prevista, grazie al cavo posso reagire e riprogrammare un po' la missione. Posso interagire con l'oggetto che sto controllando, perché ho proprio il feedback dal cavo. Ho un'autonomia limitata, perché il cavo continua ad alimentare il sensore o la ROV o quello che stiamo utilizzando. Abbiamo facilità di impiego, perché comunque pilotare una ROV con via cavo è comunque facile rispetto a una programmazione fatta prima, e ho la sicurezza di poter sempre recuperare la ROV o il sensore che è collegato al cavo in caso di anomalie, di guasti. Appunto, i cavi subacquei sono impiegati in ambito robotico con gli ROV, chiamati anche droni subacquei. Sono impiegati per sensori installati fissi sul fondo, in cui il cavo dal sensore poi porta i dati a una stazione sulla costa. Sono impiegati per le boe. Nei casi delle boe possiamo avere sensori sulla boa, quindi in superficie. Possiamo avere sensori sul fondo, che quindi trasmettono i dati tramite un cavo che risale alla boa, oppure anche sensori lungo l'ancoraggio della boa per avere valori a varie profondità. Cavi sono usati per i tow fish, che sono proprio sensori trainati, tipicamente un sonar che può essere trainato da una nave, e qua è proprio l'impiego del cavo elettromeccanico. Il sonar viene trainato dalla nave, il cavo spesso è molto lungo, anche chilometri, per ridurre il disturbo della nave stessa su quello che vado a rilevare. È usato una strumentazione subacquea, telecamere, possono essere luci, possono essere quello che abbiamo visto prima, quindi rilevatori di temperatura, di salinità. Ci sono sensori fissi su strutture, per esempio le piattaforme, ma anche le reti degli allevamenti. E poi c'è tutto l'ambito dei cavi per i sommozzatori, in cui il cavo ombelicale fornisce l'aria, ma fornisce anche appunto energia per l'illuminazione e dati per i sensori, trasmette i dati per i sensori che sono installati sul casco. Presentiamo qualche esempio, proprio perché essendo tutti questi cavi custom, quindi costruiti intorno alle esigenze del cliente, abbiamo gli esempi più disparati. In questo caso vediamo per la pulizia della griglia delle navi, che è stato sviluppato in Danimarca. Questo robot richiede un'alimentazione importante, tant'è che è fatta con 4x10 mm quadri, ha 8 fibre ottiche monomodali che trasmettono sia il video sia tutti i dati di feedback e i comandi per operare. Ha un carico di rottura piuttosto elevato, 4.000 kg, ottenuto con una treccia in fibra aramidica, per poter recuperare l'apparecchio in caso di rottura. Per dare un'idea, ha un diametro importante, sono 52 mm, ed è un cavo con peso specifico 0,88, quindi abbastanza inferiore a quello dell'acqua, per fare in modo che comunque dall'apparecchio risalga sempre verso la superficie. E in questo caso invece vediamo un cavo che per una ROV usato in ambito archeologico, è stato studiato in un istituto di robotica, e questo è un cavo, è la parte terminale che lavora a profondità di 3.000 metri. Questa parte è lunga 300 metri e va dal garage alla ROV, quindi è un cavo che deve resistere a pressioni elevate. E anche in questo caso vediamo una trasmissione dati data da due coppie schermate dei conduttori, più la classica alimentazione a corrente continua data dai due conduttori da 2 mm quadri. Dalla foto si vede quanto
per essere galleggiante nonostante la pressione, sia stato rinforzato il cavo con una guaina in polimero espanso. Passando a esempi di utilizzo della sensoristica, durante i lavori per la rimozione della Costa Concordia sono stati installati dei sensori di movimento, degli accelerometri lungo tutta la nave, che sono serviti sia per monitorarne la stabilità nella prima parte, sia per monitorare il movimento quando è stata poi raddrizzata. E abbiamo fornito i cavi per collegare questi sensori. Sono cavi costituiti da coppie schermate che utilizzano il protocollo Profibus, quindi hanno un'impedenza caratteristica fissata di 150 ohm, più una piccola alimentazione per gli stessi sensori. Il cavo è stato studiato con l'azienda che ha installato i sensori ad hoc, non esisteva precedentemente. Questo è un cavo per il monitoraggio delle correnti e delle onde ed è stato richiesto dall'autorità portuale di San Antonio in Cile, studiato insieme e poi è stato applicato. Questo sensore sta a circa 800 metri dalla costa, sul fondo del mare, un sensore acustico. E anche qua abbiamo un'alimentazione del sensore stesso e coppie che trasmettono tramite il protocollo Ethernet. Essendo un cavo fisso sul fondo del mare, ha una doppia armatura in fili d'acciaio che serve sia per la posa inizialmente, sia poi come protezione meccanica durante la vita del cavo. E questi sistemi funzionano anche senza cavo, ma hanno chiaramente il problema che i dati devono essere scaricati dopo e comunque cambiate batterie del sensore. Con questo cavo invece l'autorità portuale aveva dati in tempo reale e poteva addirittura decidere l'apertura e la chiusura del porto in tempo reale in base ai dati del sensore. E quest'ultimo cavo è stato studiato invece per il monitoraggio della subsidenza delle piattaforme ENI nel mare Adriatico. In questo caso il nostro cliente ha studiato un sistema che si basa sulla lettura della pressione di un fluido che scorre lungo un tubo che è posto al centro del cavo e ogni 50 metri era posto una parte elettronica che studiava, cioè misurava la pressione del fluido e tramite le differenze tra una stazione e l'altra alla fine ricavava indirettamente la quota, ma soprattutto la variazione della quota e quindi la variazione della quota del fondo del mare su cui era appoggiato tutto il sistema. Anche in questo caso abbiamo una triplice funzione, il tubo che contiene il fluido, abbiamo dei conduttori per l'alimentazione del sistema e dei doppini per la trasmissione dei dati. Con questo concluso, qua trovate i nostri collegamenti, i nostri contatti. Grazie mille Decio per la tua presentazione e soprattutto per insomma, l'esperienza che sicuramente avete maturato. E credo sia molto interessante anche l'aspetto che hai menzionato con alcuni dei vostri casi studio, in cui tuttavia, tutto sommato, voi sviluppate diciamo, i vostri prodotti, voglio dire, braccio a braccio con il cliente. Sì. Comunque torneremo diciamo, anche verso di te, magari nel frattempo sì, allora, appare qualche domanda. Nel frattempo io aprirei a questo punto per le domande, quindi richiamerei Michele, che credo sia, spero, ancora con noi, perché ci sono un paio di domande per lui. Eccomi qua. Michele. Perfetto. Non so se sei riuscito a leggere le domande per te nella chat, strada facendo, altrimenti te le riporto io. Ho visto... Tu riesci a sentirmi? Sì. Tu mi senti? Sì, mi sentite? Sì, perfetto. Una domanda riguardo alla metodologia di trasmissione dei dati dalle VOE e con quale frequenza? Sì.
Esatto, è un'altra domanda in cui ti chiedevano in che modo si muovono in profondità. Ah, ok. Allora, alla prima è semplice rispondere, nel senso che dipende dall'applicazione, ovviamente. Quindi se, per esempio, nel caso del progetto di cui parlavo, utilizziamo una comunicazione cellulare standard, perché siamo sotto costa in prossimità di torri e quindi non è un problema. Però è chiaro che in caso, per esempio, in cui l'assorbimento energetico sia una questione, si può usare LoRa o altri sistemi, oppure se è solo necessaria la comunicazione di prossimità all'operatore quando va a raccogliere i dati, si può usare Wi-Fi o Bluetooth. Quindi dipende, la risposta è dipende dall'applicazione. Sull'altra, sorry, come si dice, ma non posso rispondere perché siamo in fase di brevettazione e quindi dovrete rimanere con la curiosità. Però spero che a breve avremo la possibilità di rendere queste informazioni pubbliche. Ovviamente se c'è qualcuno interessato nello specifico possiamo firmare un accordo di segretezza e entrare nel merito, questo è ovvio. Ok. Perfetto, chiarissimo. Quindi nel caso, come dire, chi è interessato ha i contatti di Michele, quindi eventualmente si può approfondire in questo modo. Va bene, ti ringrazio. Passo a questo punto a Vincenzo, che ho visto che nel frattempo ha letto, diciamo, le sue domande dedicate a lui. Quindi se vuoi rispondere, sì, per tutti. Provo a rispondere nell'ordine. Premetto che ho avuto un momento di mancamento acustico, nel senso che è andato giù, non ho sentito più niente, quindi ho dovuto riavviare e quindi io per ora vedo soltanto due domande, una di Vincenzo Nanni e poi successivamente di Ramiro Dell'Elba. Provo a rispondere, diciamo, in ordine. Allora, per Vincenzo Nanni, quale sistema usate per definire la posizione dei robot quando è immerso e la sua geolocalizzazione? Questa è una domanda molto interessante. La risposta è la seguente. Quando noi andiamo sott'acqua, siamo costretti a utilizzare una serie di tecnologie che permettono la ricostruzione del moto. Quindi la ricostruzione del moto vuol dire, partendo da un punto che magari in superficie è facile, cioè abbiamo il GPS e quindi è facile. Quando mettiamo il naso sott'acqua bastano 2-3 centimetri per annullare completamente la ricezione del GPS, come tutti sanno, o comunque chi non lo dovesse sapere lo do io come informazione a gratis. Sott'acqua i sistemi radio non funzionano, quindi il segnale GPS 2 centimetri sott'acqua non funziona. Quindi per andare sott'acqua noi utilizziamo una combinazione di sistemi inerziali, quindi accelerometri, giroscopi, sistemi tipo magnetometri, sistemi tipo acustici come il Doppler Velocity Log, fino ad arrivare anche a sistemi un po' più costosi che possono essere i giroscopi a fibra ottica e, diciamo, combinazioni di queste. Perché dico combinazioni di queste? Perché se, diciamo, l'obiettivo è quello di avere un sistema per fare monitoraggio ispettivo, quindi ispezioni visive, per esempio, non è necessario, quindi ispezione visiva vuol dire col cavo oppure con la boa per avere le immagini, diciamo, in tempo reale. Quindi in questo, per esempio, scenario non è necessario equipaggiare il sistema di onerosi dispositivi di aiuto alla navigazione. Se invece l'obiettivo è quello di scansionare grandi aree sott'acqua, grandi profondità, ovviamente più tempo si sta sott'acqua, più con sensori, diciamo, a basso costo si perderebbe in qualche modo la precisione del dato geodetico. Quindi, diciamo, in base a quello che è l'applicazione del cliente, noi consigliamo un certo package di sensori che poi noi fondiamo tutti assieme per cercare di dare la migliore stima puntuale dei dati. Quindi questo spero che abbia risposto alla domanda di Vincenzo. Se no, Vincenzo, domanda pure, io ti completo in quello che manca. Poi la seconda domanda era per Ramiro Dell'Elba. Può darci qualche spiegazione in più circa l'accennato di Z-Robot in collaborazione con altri robot, quindi Sciami? Allora, per quanto riguarda gli Sciami, noi stiamo valutando un concept nuovo di veicoli piccoli, più, diciamo, one device, one vehicle, quindi non avere, per esempio, Zeno si può equipaggiare con tantissimi sensori, c'è, cioè, la capacità di ospitare diversi payload. Invece, in un nuovo concept che stiamo valutando, stiamo considerando un veicolo, un sensore o un, diciamo, payload.
In questo contesto diventa critico che cosa? Utilizzare tanti veicoli. Quindi, per esempio, disporre 10 veicoli in acqua per effettuare una scansione con 10 payload diversi, oppure utilizzare un certo quantitativo di veicoli da una parte e un certo quantitativo di veicoli dall'altra. Per fare questa cosa ragioniamo in termini di stiamo investigando, diciamo, in termini di pianificazione cooperativa, quindi come fare per esempio a ricoprire una certa area con 3 veicoli, cercando di minimizzare il tempo e cercando di coprire tutta l'area, oppure per, diciamo, possibilità di comunicazione sottomarina, quindi mi riferisco a modem acustici, potremmo già ragionare di cooperazione, quindi come fa, cioè, scambio di informazioni tra veicoli sott'acqua che quindi operano, diciamo, secondo quello che è una legge di squadra piuttosto che una legge individuale. Ovviamente queste sono tutte, diciamo, attività di ricerca che costruiremo in mattoncini che metteremo su non appena avremo finito, diciamo, la parte realizzativa del nuovo concept. Però, diciamo, noi puntiamo in quella direzione perché ci rendiamo conto che più si andrà avanti col tempo, più il numero e la varietà dei sistemi sarà un grande beneficio per gli utilizzatori finali. C'era un'altra domanda? Ci sono un paio di considerazioni in realtà, una, diciamo, da parte di Germano Pecoraro che probabilmente legge adesso, quindi dice, quindi utilizzate la sensoristica tipica dei sottomarini, e invece c'è un altro commento relativo a, credo sia un prodotto di Enea, i Venus di Enea. Sì, diciamo, dal punto di vista della tecnologia non è che abbiamo reinventato la ruota, nel senso, per andare sott'acqua e fare navigazione in assenza di GPS, le tecnologie sono quelle. Stiamo studiando anche delle tecnologie un poco più, lasciatemi dire, esotiche, non vi posso rivelare niente perché l'idea sarà ovviamente quella di brevettarlo. Questa tecnologia, per cercare piuttosto di abbassare i costi mantenendo delle performance soddisfacenti per certe applicazioni. Quindi questo diciamo è il goal finale. Non conosco il Venus, me lo andrò a vedere con piacere. E poi c'è un'altra, l'ultima domanda. C'è ancora una domanda per te. Salvatore, esatto, Mauro, nello sviluppo del vostro prodotto avete affrontato il problema dell'impronta acustica del vostro veicolo? Questa è una domanda che sicuramente viene da una persona che lavora tantissimo a stretto contatto con la difesa o comunque una variante della difesa. Sì, nel senso, sappiamo che il nostro veicolo ha un'impronta acustica, no, nel senso non l'abbiamo misurata, però sì, è imprevisto da qui alla fine di aprile una campagna di acquisizione e caratterizzazione acustica che verrà fatta in collaborazione col centro sperimentale della Marina Militare, che, diciamo, collabora con noi all'interno di un altro progetto, e anche loro hanno la necessità di sapere che tipo di rumore fa Zero in acqua. Quindi, diciamo, con la scusa faremo una caratterizzazione acustica di Zero in acqua. Questo, poi, nel caso servisse, daremo con piacere i dati, non ci riserviamo. Non so se ci sono altre domande o se sono state esaustivo. Grazie Vincenzo, mi sembra di no, per adesso no, diciamo, però non escludo che magari strada facendo, come dire, qualcun altro ponga qualche domanda ulteriore. Non mi sembra di vedere domande per Decio Gasparetto, invece in realtà avevo fatto io una considerazione proprio alla fine dell'intervento in relazione a quanto credo sia, mi sembra di percepire sia importante nella vostra attività lo sviluppo dei vostri prodotti braccio a braccio con il cliente, nel senso che probabilmente molto spesso ritrovate delle soluzioni a necessità che, come dire, fino ad ora non hanno ancora trovato un prodotto, se è corretto pensarla così. Sì, diciamo che il cavo in sé è un accessorio passivo, non è un prodotto che ha una sua vita. Però, diciamo che studiato bene, in relazione al suo scopo, può migliorare molto la vita del prodotto a cui è attaccato, diciamo. E soprattutto in ambito marino, perché come ricordava Vincenzo, le onde radio non passano in acqua, quindi
lì la trasmissione dei dati è obbligatoria avere un cavo. Ci sono modem acustici, ma le prestazioni non sono equiparabili. E questo ci ha portati anche a specializzarci in questo ambiente. In questa nicchia. Certo. In questa nicchia, oltre al fatto che comunque è sempre appassionante. E poi non è ancora inesplorata, come il mare, anche il cavo marino ancora non dico inesplorata, però c'è ancora molto da inventare, non da inventare, sì, non ci sono norme, non ci sono standard, è molto, molto da sviluppare, molto libero. Va bene, perfetto, ti ringrazio. Grazie. Non mi sembra ci siano altre domande, nel caso eventualmente se qualche diciamo presente vuole anche intervenire direttamente non c'è problema, diciamo in questa fase di domande lo possiamo fare senza difficoltà. E, al contrario, insomma, se abbiamo esaudito per oggi tutte le domande relative a queste tre realtà, ElementWorks, MDM Team e a Nova Cavi, io vi ringrazio, quindi ringrazio innanzitutto i nostri tre ospiti per questo pomeriggio, ringrazio tutte le persone presenti che insomma ci hanno seguito e spero che abbiano trovato interessanti interessanti le presentazioni, e quindi non ci resta che aspettarvi diciamo per il prossimo evento TIP di Mare FVG. Quindi grazie a tutti e buona serata. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Buona serata a voi. Grazie, arrivederci.